quello che sta per accadere su questo palco. Noi siamo molto contenti che gli spettacoli di questo Cateraduna Senigallia inizino con uno spettacolo che vede protagonisti fra gli altri degli attori, degli amici, dei musicisti a cui noi siamo particolarmente legati. La banda Osiris. C'è un grande attore con loro, Ugo Di Ghiero. Noi ce ne andiamo subito. Va anche detto, per in qualità del legame che ci lega con la banda Osiris, che i testi di questo spettacolo sono di una delle menti più acute della riflessione sull'attualità italiana, Michele Serra, e che quindi non è la solita puttanata della banda Osiris. Ci ho detto, con grande gioia, lasciamo il palco a questi uomini. Signore e signori, italiani, italieni, italioti. Signore e signori, buonasera. Un attimo di attenzione, prego. Vi ricordiamo che secondo le ultime statistiche, quando andate al cinema o a teatro, almeno uno della vostra fila è mafioso. Buon divertimento. Come ci dici? Per noi. Ho ancora Chiara. Chiara. Il presidente Barack Obama afferma: l'America tornerà a essere il paese dove tutto è possibile. Io non vorrei contraddire Barack Obama, ma ho l'impressione che il paese dove tutto è possibile non siano gli Stati Uniti, è l'Italia. Yes, we can! L'Italia è un paese dove è infatti possibile che il capogruppo del partito di maggioranza commenti l'elezione del presidente americano, quello abbronzato, dicendo che farà contenta Al-Qaeda. In Italia è possibile che un segretario di partito definisca bingo bongo gli africani e culatoni gli omosessuali. È possibile che un sindaco esorti i cittadini a trattare gli immigrati come le proprie, cioè a fucilate, e dichiari che andrà a pisciare sui loro luoghi di culto. In Italia è possibile che un senatore della Repubblica, interdetto però dai pubblici uffici perché è sospettato di connivenza con la mafia, ammonisca le giornaliste del TG3 perché abbassano il morale della nazione con le loro brutte notizie. In Italia è possibile che il Premier, proprietario di televisioni, inviti gli imprenditori a non destinare investimenti pubblicitari ai suoi concorrenti. È addirittura possibile che lo stesso Premier, in piena crisi finanziaria, esorti i cittadini ad acquistare azioni indicandone il nome mentre il paese discute di vessilli regionali, dialetti, escort, privacy e naturalmente di trans. Yes, we can! In Italia nell'ultimo anno il PIL è calato del 5%, la produzione industriale del 20%, gli introiti fiscali del 30%. Inoltre, nella classifica mondiale sulla libertà di informazione siamo al 72esimo posto dopo il Ghana e il Mali. Yes! We can! E sono possibili mille altre di queste meraviglie nel solo paese dove veramente è tutto possibile. Così possibile che si è già avverato. Qui stiamo andando tutti nella merda! Finalmente un collante per riunificare il paese! Se ci sta a cuore la salvezza del paese, salve.
Cerchiamo di essere realisti. Amen. Non facciamoci trarre in inganno dalla... dalla... realtà. Italia.